sul nostro tappetino. Hola. Bene, ci sediamo in una posizione comoda. Se voglio le gambe incrociate, la schiena ben dritta. Le mani sulle ginocchia. E iniziamo per qualche istante a chiudere gli occhi. Immaginiamo un filo che dal centro della testa parta per allungare bene vertebra dopo vertebra, tutto verso l'alto. Immagino di disinarcare il tratto cervicale, arretrando un po' il mento, lasciandolo parallelo. Inspiro, sollevo le spalle, le ruoto indietro, il petto si apre. Schiena si allunga. Inizio ad ascoltare il mio respiro, l'aria che entra e che esce dalle mie narici. Inspiro aria fresca ed espiro aria calda. Inspiro e l'addome leggermente si espande. Espiro e l'addome leggermente rientra. Sento gli ischi bene aderenti a terra, la mia colonna che si allunga, si stende, le spalle rilassate. E provo a dare un'intenzione a questa pratica. Cercare una parola, una frase che vuole descrivere la qualità che piacerebbe avesse il resto della mia giornata. E la ripeto, la scelgo con cura. La ripeto durante la pratica, la ripeto adesso, mentre allungo bene la colonna, rilasso le spalle e ascolto il mio respiro. Un'affermazione o anche solo una parola. Poi lentamente portiamo le mani unite all'altezza del cuore e apriamo gli occhi. Tre respiri grandi. Inspiro, sollevo le braccia, unisco i palmi, espiro mani al cuore. E ancora inspiro, stendo le braccia, espiro mani al cuore. Ancora uno, inspiro, sollevo. Espiro, mani al cuore, le mani vanno sulle ginocchia. Inspiro, proietto il petto in avanti. Espiro, arrotondo. E ancora, inspiro, apro. Espiro, arrotondo. Ancora, inspiro, apro. Espiro, arrotondo. Torno al centro, rilasso le spalle. Inspiro, inizio ad andare in avanti a destra. E mi sposto a sinistra, espiro indietro. Lo faccio lento, morbido, non è il mento, ma sento bene il centro, l'addome, mi permette di ruotare. Sento tutta la colonna che si scioglie lentamente, le spalle. Il collo non va per la sua direzione, ma rimane in linea con la colonna, quindi non devo spingere il mento in avanti, ma è il centro che guida la rotazione. Cambio e vado a sinistra, inspiro, mi spingo in avanti. Provo a contrarre quando inspiro il pavimento pelvico, a sentire rientrato bene il mio addome, espiro indietro, inspiro in avanti. Ora mo, come una spirale grande, ancora una e lentamente torno al centro, schiena dritta, mani sulle spalle, dita verso il basso, scaldiamo la parte alta, inspiro, circonduzioni lente, i gomiti si sfiorano quando vado in avanti, inspiro e apro, e ancora, ancora due, lento e ampio, e vado in direzione a cambiarla, vado in avanti,
Inspiro ed espiro indietro. E ancora. Schiena dritta. La parete addominale tonica. L'ombelico va verso la colonna. Scaldo bene la parte alta. Ancora uno. E rilasso. Le mani sono ai lati del corpo. Faccio i pugni con i pollici all'interno. Inizio, inspiro, inizio a fare delle rotazioni con i miei polsi stendendo le braccia verso l'alto. E poi espiro, cambio direzione della rotazione dei polsi e le stendo verso il basso. E ancora. Inspiro, vado su. Espiro, vado giù. Ancora uno con intenzione, lento. Spalle sempre rilassate. E cambio. Schiena dritta. E le mani vanno a terra. La mano destra va a terra. Inspiro, sollevo il braccio sinistro. Espiro, ammorbidisco il gomito destro e mi inclino verso destra, rimango qui, apro bene il petto, la spalla destra non si porta in avanti ma ruota bene indietro e il braccio sinistro porta in alto e verso destra. Il collo non cade penzoloni ma è attivo in linea con la colonna. Inspiro, torno ed espiro qua, la mano sinistra va a terra. Inspiro, sollevo, scivolo un po' verso sinistra con la mano, il braccio e mi allungo verso sinistra, rilasso bene le spalle, il braccio destro è ben steso, la parete addominale tonica. Respiro qua, allungo tutto, sento bene tutto il fianco destro, il lato destro del mio corpo che si allunga e ritorno, intreccio le dita delle mie mani. Inspiro, stendo portando i palmi verso l'alto, espiro, arrotondo, estendo le braccia davanti a me ancora, inspiro ed espiro. Ancora uno, inspiro, stendo, espiro in avanti. Sciolgo la posizione, inspiro qua, inspiro, ruoto le spalle, intreccio le dita in un pugno, stendo bene le braccia, anche se i palmi non si toccano. Tengo l'addome, inspiro, ruoto le spalle, apro il petto, espiro, scendo in avanti portando con me le braccia. E inspiro su, espiro, scendo, inspiro su, apro, espiro giù. Ancora uno, inspiro su ed espiro giù, rimango qualche respiro qua, l'addome è rientrato, il collo morbido, e inspiro lentamente, ritorno e sciolgo la posizione, sciolgo un attimo le mie braccia, chiudo le mie ginocchia, come sempre posso scivolare da un lato o semplicemente portarmi con le caviglie incrociate a quattro punti. Palmi delle mani bene aderenti a terra, polsi sotto le spalle, ginocchia sotto le caviglie, parete addominale ben rientrata. Rientro le dita dei piedi e cammino in avanti con le mie braccia, stendo bene la colonna, fronte a terra. Rimaniamo almeno 5-6 respiri qua, portando bene l'attenzione alla colonna che si allunga. Ha lo spazio in mezzo alle mie scapole che si vuole ammorbidire. Le braccia sono attive, quindi non ho gli avambracci appoggiati. L'ombelico è ben rientrato e respiro qui. Addome rientrato. Allungo, allungo. Poi lentamente sollevo la fronte, cammino con le mani verso le mie ginocchia. Non più allineamento, ma un pochino più in avanti. Inspiro, stacco le ginocchia, petto verso le cosce, mi porto nel mio primo cane a faccia in giù. Le ginocchia sono piegate, il collo è lungo e morbido. Le mani, dita ben separate, spingono via il tappetino e inizio a stendere una gamba e piegare l'altra. Addome rientrato. Collo lungo e vado, inspiro ed espiro, morbido.
Magari faccia dei piccoli movimenti col collo, anche coi fianchi. Cerco proprio di sciogliere bene tutta la posizione. Poi rimango bene al centro, le gambe un pochino più distese, le mani spingono forti via. Inspiro, vado in avanti nella tavola ed espiro, piego le ginocchia e ritorno a un cane a faccia in giù, ma con le ginocchia super piegate. E ancora inspiro, mi spingo in avanti come una molla, forte l'addome, flessibile, forte. E espiro indietro. E ancora inspiro, vado in avanti, addome. E espiro indietro. Ancora inspiro in avanti. E espiro indietro. Ancora uno, inspiro in avanti. E espiro indietro. Stendo le gambe ad un Mukha Svanasana. Allungo, allungo bene. Poi lentamente cammino con le mani verso i miei piedi. Ora qua in effetti se so di avere difficoltà a toccare terra, l'ideale è avere un blocco. Separo i piedi quanto il tappetino o un po' di meno e porto le punte dei piedi un po' in fuori, non tantissimo. E inspirando scendo, schiena dritta, le mani rimangono appoggiate a terra. Se faccio fatica a fare questa posizione posso doppiare il tappetino mantenendo i talloni sollevati e vado, inspiro, stendo le gambe, piedi che tornano paralleli, testa che cade, le mani sempre appoggiate, e espiro, mi siedo, divarico bene i piedi, inspiro, di nuovo piedi paralleli, testa che cade, espiro giù. Naturalmente le punte vanno in fuori nei momenti in cui le ginocchia però non cadono troppo all'interno, altrimenti chiudo un po' l'ampiezza e continuo. Vado al mio ritmo, espiro giù e vado ancora. Sento iniziare a scaldarsi le mie gambe, l'ombelico è rientrato, ancora. E l'ultima, rimaniamo giù, gomiti e gomiti, palmi delle mani che si toccano, dita separate. Ruoto bene la schiena, ruoto bene le spalle, stendo bene la schiena e sto. Inizio a sentire bene il pavimento pelvico, l'addome è rientrato, voglio far crescere bene la colonna verso l'alto, respiro. E lentamente rilascio. Le mani tornano a terra, e inspiro, stendo, riporto i piedi paralleli più vicini, cammino in avanti per trovare di nuovo il mio cane a faccia in giù, ammorbidisco le ginocchia, cammino un po' sul posto ancora, e poi guardo in mezzo alle mie mani, con uno o più passetti, piedi alle mani, espiro qua, mani sui fianchi, ginocchia morbide, metto nella gola, inspiro, e tutto lentamente su e braccia lungo il corpo, Tadasana. Ok, ci siamo un po' scaldati, prendiamo un po' il nostro allungamento in Tadasana verso l'alto, i piedi vicini, gli alluci convergenti, sollevo un po' le dita dei miei piedi, le riporto giù, chiudo per gli occhi per qualche istante. Immagino che dal centro della testa parta un filo che vuole allungare vertebra dopo vertebra, tutto verso l'alto. Arretro un po' il mento, lasciandolo parallelo. Inspiro, sollevo le spalle e le ruoto indietro. Il petto si apre, le scapole scivolano verso il basso. Spingo un po' il coccige in avanti, faccio scivolare i glutei verso il basso, piccola retroversione del bacino. Immagino dritto e allungato verso l'alto. E il mio respiro mi permette di allungarmi. E all'espirazione mantengo questo allungamento. Poi lentamente apro gli occhi. Inspiro, sollevo le braccia. Unisco i palmi. Espiro, lentamente scendo giù. Inspiro, Ardha Uttanasana, stendo le gambe,
Estendo la schiena, tre respiri qua, ho un medico super rientrato, schiena dritta, guardo davanti a me. Voglio proprio che il collo si allunghi, le spalle lontane dalle orecchie, l'ombelico voglia appiccicarsi alla colonna. Spalle, i talloni premono per scendere dietro di me, tengo bene l'addome, coinvolgo bene l'ombelico verso la colonna. Poi appoggio le ginocchia, fletto i gomiti che rimangono bene aderenti al busto, espirando scendo. Pube bene appiccicato a terra, dorso dei piedi a terra. Inspiro, ruoto le spalle, gomiti che sfiorano i fianchi. Espiro giù, 3 volte. Inspiro, ruoto le spalle, stacco poco. Espiro giù, collo lungo, ancora. Inspiro, ruoto le spalle ed espirando mi spingo, rientro le dita dei piedi e di nuovo ad un Mukha Svanasana. Qualche respiro qua, allungo, allungo bene, posso sempre camminare un po' sul posto, stendere bene la schiena. Poi guardo in mezzo alle mie mani, inspirando uno o più passi, piedi alle mani, espiro. Inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, Uttanasana. Mentone e lavoro occhi aperti, inspiro, tutto su, espiro, mani al cuore. Braccia lungo il corpo e ancora. Inspiro su, unisco le spalle. Espiro giù. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro giù, il piede destro, inspirando, fa un passo indietro, appoggio il ginocchio, allineamenti, ginocchio, caviglia a sinistra. Inspiro, mi sollevo nell'affondo basso. Espiro, mani a terra, faccio un passo indietro. Poggio le ginocchia, lentamente fletto i gomiti, sono al tappeto, pube a terra, espiro. Inspiro, piccolo cobra, collo lungo. Espiro, Adho Mukha. Allungo, allungo, allungo bene. Guardo in mezzo alle mie mani. Appoggio il ginocchio, espiro, allineamenti. Inspiro, mi sollevo, apro il petto, tengo l'addome. Espiro, mani a terra. Passo indietro tavola, appoggio le ginocchia, fletto i gomiti e giù, espiro. Inspiro, ruoto le spalle, cobra. Espiro, Adho Mukha. Qualche respiro qua, mentre man mano scaldo e rendo più flessibile il corpo. Ombelico ben rientrato, respiro, mani forti. Guardo in mezzo alle mie mani, inspirando, uno o più passi, piedi alle mani, espiro qua. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro giù, mentone nella gola, inspiro. Tutto su, ed espiro, mani avanti. Braccia lungo il corpo. Ok, ora ci siamo scaldati. Possiamo iniziare le nostre piccole sequenze. Forza e flessibilità. Riprendiamo bene il nostro allungamento e allineamento in Tadasana, quindi attiviamo bene il pavimento pelvico, la retroversione del bacino, l'allungamento verso l'alto. Inspiro, sollevo le braccia, unisco i palmi, guardo le mani. Espiro, ammorbidisco le ginocchia, lentamente scendo giù. Inspiro, Ardha Uttanasana, stendo la schiena. Espiro giù, il piede destro fa un passo lungo indietro, non appoggio il ginocchio. Le mani sono con i polpastrelli in appoggio a terra, i lati del piede sinistro. Allineo bene ginocchio e caviglia a sinistra. Ruoto le spalle, scendo un po' col bacino. Il tallone destro vuole arrivare a toccare dietro. L'ombelico è ben rientrato. Tutta la colonna è in linea. Quindi il mento leggermente arretrato, lo sguardo al pavimento in prospettiva davanti a me. Respiro. Immagino sempre che dall'apice della testa, anche in questa posizione, ci sia un filo che mi vuole tirare in avanti. Quindi la proiezione del mio corpo in avanti, della mia colonna. Respiro, non collasso verso la coscia sinistra. Poi appoggio il ginocchio. Appoggio il dorso destro, il dorso del piede destro a terra. Attivo bene la linea, controllo bene l'allineamento, attivo l'addome e inspiro, mi sollevo nell'affondo basso. Respiro qua, ruoto bene le spalle indietro, niente anfore, quindi le braccia sono bene aperte. Provo ad aprire bene anche le dita delle mie mani, a separarle bene. Apro i gomiti a candelabro, quindi sono ben allineati sulla stessa linea. Inspiro, apro. Espiro, arrotondo. E come se raccogliessi qualcosa davanti a me. È ancora morbido, inspiro, apro.
Espiro arrotondo. Se il ginocchio destro mi dà fastidio, posso mettere un piccolo spessore. E ancora due volte. Morbido e fluido. Inspiro, apro. Espiro, arrotondo. Inspiro, apro, stendo le braccia. E porto di nuovo le mani a terra. Rientro le dita del piede destro. Stacco il ginocchio. Faccio un passo indietro. Sono nella posizione di tavola, con o senza le ginocchia. Scendo espirando. Inspiro, scivolo in avanti per un piccolo cobra ed espiro, Adho Mukha Svanasana. Allungo bene la schiena. Poi stacco il piede destro, sollevo la gamba, inspiro e porto con controllo il piede in mezzo alle mie mani. Aggiusto bene l'allineamento, ginocchio caviglia, non porto il ginocchio sinistro a terra e stop. Ruoto bene le spalle, scendo col bacino, respiro. Come prima voglio la colonna allineata, quindi immagino di avere una tavola un po' in diagonale che parte dall'apice della testa fino al sacro. Respiro qua. Non devo mai provare dolore, quindi comunque cerco di avere consapevolezza. Al massimo appoggio subito il ginocchio, poi lo ristendo. Appoggio il ginocchio sinistro a terra, il dorso del piede. Inspiro, mi sollevo nell'affondo basso. Attivo bene l'addome, apro bene il petto, apro bene le braccia, separo bene le dita delle mie mani. Piego i gomiti a candelabro. Inspiro ed espiro arrotondo. Inspiro, apro. Inspiro, arrotondo. Inspiro, apro. Espiro, arrotondo, ancora uno, inspiro, apro, morbido, espiro, arrotondo, di nuovo ritorno, stendo le braccia, le mani vanno a terra, rientro le dita del piede sinistro, faccio un passo indietro e sono in tavola, con o senza le ginocchia, scendo, espirando, inspiro, cobra, espiro, Adho Mukha. Allungo, allungo bene la schiena, collo lungo. Respiro. Guardo in mezzo alle mie mani, uno o più passi, piedi alle mani ed espiro qua. Inspiro, stendo la schiena, Ardha Uttanasana. Espiro giù, metto nella gola occhi aperti. Inspiro, tutto su ed espiro. Braccia lungo. Ok. Inspiro, sollevo le braccia sui palmi. Espiro, lentamente giù. Inspiro, Ardha Uttanasana, stendo la schiena. Espiro giù. Inspiro, piede destro fa un passo indietro. Appoggio il ginocchio. Oh yes. Inspiro, sollevo le braccia. Espiro, porto le mani unite all'altezza del cuore. Le mani unite all'altezza del cuore vuol dire che sono all'altezza, non appiccicate al petto, i gomiti sono ben aperti, ruoto bene le spalle indietro, inspiro, allungo ed espiro, faccio la mia torsione con il gomito destro che va oltre il ginocchio sinistro. Respiro qua. Poi se voglio provo a staccare il ginocchio destro, respiro, allungo bene. Appoggio il ginocchio, ritorno al centro, stendo le braccia, apro il petto, le mani vanno a terra. Stacco il ginocchio destro, sono nella posizione di tavola, con o senza le ginocchia, scendo espirando. Inspiro, cobra, espiro, Adho Mukha. Allungo, ascolto la differenza man mano che entro in Adho Mukha. Inspiro, sollevo il piede destro, porto in mezzo alle mie mani, appoggio il ginocchio, aggiusto bene gli allineamenti, ginocchio caviglia, inspiro, mi sollevo, espiro, mani all'altezza del cuore, aggiusto bene la posizione, attivo bene l'addome, inspiro, allungo ed espiro, faccio la mia torsione verso destra. Respiro qua, mi aggiusto bene. E se voglio stacco il ginocchio da sinistro. Entro di più, allungo bene la gamba.
Se vedo che è troppo, scendo e rimango col ginocchio a terra, magari avvicinandolo di più al piede sempre destro. Respiro. Poi appoggio il ginocchio sinistro. Lentamente con controllo inspiro, di nuovo stendo le braccia e le mani vanno a terra. Faccio un passo indietro, tavola, cono, senza le ginocchia e i gomiti chiusi, espiro. Inspiro, cobra. Espiro, Adho Mukha. Tre, respiri qua, allungo bene. Espiro. Inspiro, sollevo il piede sinistro e lo porto in mezzo alle mie mani. Appoggio il ginocchio a terra. Controllo bene gli allineamenti, di nuovo inspiro, mi sollevo con le braccia verso l'alto. Il nostro affondo basso. Attivo l'addome, inspiro qua, espiro. Apro verso sinistra, braccia sulla stessa linea. Inspiro, torno al centro. Espiro, apro a destra. Inspiro, torno al centro. Attenzione, forte la mia gamba destra. Inspiro, mi sollevo nell'affondo alto. Da qui posso naturalmente aggiustarmi. Se sento che il mio bacino va troppo in avanti, piego un pochino la gamba destra. E sto, scendo col bacino forte la mia gamba destra, forte il mio piede sinistro che preme a terra. Inspiro ed espiro, apro a sinistra. Inspiro al centro, espiro, apro a destra. Forte l'addome, forte le mie gambe. Fluido, inspiro di nuovo su. Espiro, mano a terra, passo indietro, tavola. Cono senza le ginocchia, scendo giù espirando. Inspiro, cobra. Espiro. Adho Mukha Svanasana. Ombelico rientrato, se voglio ginocchia morbide. 3-4 respiri qua. Poi inspirando, sollevo il piede destro. Lo porto in mezzo alle mie mani. Appoggio il ginocchio sinistro, controllo gli allineamenti. Inspiro e mi sollevo nel mio affondo basso. Aggiusto la posizione, inizio già ad attivare pavimento pelvico e addome. Inspiro ed espiro, apro a destra. Inspiro su, tengo bene. Espiro morbido a sinistra, fluido. Inspiro su. Forte la mia gamba, forte le mie gambe e mi sollevo nell'affondo alto. Tengo bene l'addome, rilasso le spalle. Respiro qua. Inspiro ed espiro, apro a destra. Inspiro, la parte bassa è immobile, morbido su. Espiro a sinistra. Inspiro su. Espiro, mani a terra. Passo indietro, tavola, cono senza le ginocchia, scendo, espiro, ruoto le spalle, gomiti chiusi, cobra, espiro, Adho Mukha. Proviamo a fare una cosa in Adho Mukha. Inspiro ed espiro dalla bocca questa volta. Facciamolo un paio di volte. Inspiro. Espiro, ascoltiamo la differenza. Guardo in mezzo alle mie mani, uno o più passi, inspirando, piedi alle mani, morbido qua. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, giù, Uttanasana. Mento nella gola, occhi aperti. Inspiro, tutto su, pulisco i palmi. Espiro, mani al cuore. Braccia lungo il corpo. Oh, yes. Bene, stiamo entrando un pochino più nel flow. Partiamo sempre in Tadasana col nostro allineamento e inspirando solleviamo le braccia. Uniamo i palmi all'altezza del cuore. Addome attivo. Le mani non sono appiccicate al petto, i gomiti sono bene allineati, stessa altezza, spalle lontane dalle orecchie. Guardo un punto davanti a me. Tutto il peso del mio corpo sulla gamba destra, sollevo il ginocchio sinistro.
i piedi a martello per aiutarmi con l'equilibrio. Voglio sempre proiettare la colonna verso l'alto, respiro, ascolto. Poi ammorbidisco il ginocchio destro e lentamente proietto la gamba sinistra indietro per ritrovarmi nell'affondo alto. Aggiusto la mia posizione, quindi se vedo che tendo ad andare in avanti col bacino, piego un po' il ginocchio sinistro. Attivo però bene l'addome, allungo bene verso l'alto. Respiro qua. Inspiro, stendo le braccia. Apro un palmo. Inspiro qua. Inspiro, porto davanti a me le braccia con i palmi verso l'alto. E di nuovo torno su. Inspiro qua. Espiro, apro a sinistra. Inspiro, torno al centro, scendo col ginocchio a sinistra a terra. E inspiro su. Espiro, apro a destra. Inspiro, torno e scendo col ginocchio sinistro. Espiro qua. Inspiro su. Le mani vanno a terra. Questa volta porto il piede sinistro vicino al destro, ma avvicino le ginocchia, rimanendo col ginocchio destro piegato come una piccola pallina. E da qui inspiro ed espiro, porto il piede indietro ancora. Inspiro, avvicino, piccola pallina, ginocchia unite, ginocchia piegate entrambe. E ancora, espiro indietro, le mani a terra. Inspiro, mi chiudo, tengo l'addome rientrato. E ancora, espiro indietro. Inspiro, mi chiudo. Ancora uno. Inspiro, in avanti, espiro, piede a terra. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Uttanasana, rilascio tutto. Mento nella gola, occhi aperti, inspiro. Tutto su. E mani al cuore. Rimango qui, un paio di respiri. Forza e flessibilità. Rilasso le spalle. Trovo la mia concentrazione nel mio respiro, l'addome. Tutto appeso sulla mia gamba sinistra, sollevo il ginocchio destro. Here we go, siamo qui, tengo l'addome, respiro, spalle basse. E lentamente inspiro, mi inclino un po' in avanti, proietto la gamba destra, appoggio la punta del piede, affondo alto, stendo le braccia. Aggiusto la mia posizione, non devo mai forzare le lombari, piego semmai un po' il ginocchio destro, ma voglio scendere bene dritta, non portare il busto in avanti. Respiro qua, inspiro, apro, porto le braccia con i palmi verso l'alto e lentamente ritorno su. Inspiro qui ed espiro, apro a destra. Inspiro, torno al centro, espiro, scendo col ginocchio. Inspiro su, addome. Espiro a sinistra, schiena dritta, ombelico. Inspiro su, espiro giù. Inspiro, mi sollevo. Espiro, le mani a terra. Come prima inspiro, ginocchia a contatto, punto il piede destro, sono una piccola palla. Espiro, porto il piede indietro, affondo basso. Inspiro, mi chiudo. Espiro, allungo. Inspiro, mi chiudo. Espiro, allungo, l'ultimo inspiro. E piede a terra, espiro qua. Inspiro, rimaniamo tre respiri in Ardha Uttanasana. Stendiamo bene la colonna, l'ombelico veramente appiccicato. Espiro giù, mento nella gola, occhi aperti, inspiro con controllo, tutto su. E espiro, mani al cuore, braccia lungo il collo. Ok, un paio di respiri. Mi manca sentire i vostri sbuffi dal vivo. Mi dà più l'idea di quanto mi devo fermare. Ok, ci mettiamo bene con i piedi vicini, a luci convergenti, i talloni un po' separati. Aggiustiamo bene la retroversione del bacino e andiamo a piegare le ginocchia per portarci nella sedia.
Oh yes. Schiena dritta, addome super rientrato, spalle lontane dalle orecchie. Il peso è sui miei talloni. Respiro qua. Porto le mani all'altezza del cuore. Inspiro. Ed espirando faccio la mia torsione verso destra. Quello che riesco, quello che il mio corpo mi permette. Le ginocchia sono allineate. Provo a scendere un po' di più. Allungo bene. Tutto il peso sulla mia gamba destra. Stacco e sollevo il piede sinistro come ero poco fa. E allungo il piede dietro. E appoggio il ginocchio. E sono nuovamente nella torsione. Respiro, rimango qui, poi guardo il mio piede destro, faccio scendere le mani a terra, stacco e sollevo il ginocchio sinistro, ruoto le spalle, guardo davanti a me, faccio un passo indietro tavola, con o senza le ginocchia scendo espirando, inspiro morbido, cobra, espiro ad omuca. Allungo bene la schiena ancora, inspiro, fuori dalla bocca, ancora inspiro, fuori dalla bocca, guardo in mezzo alle mie mani, inspiro un passo e poi l'altro, espiro qua, inspiro Ardha Uttanasana, espiro giù, piego le ginocchia, attivo l'addome, Utkatasana, Tadasana, braccia lungo il corpo. Un respiro, riprendo bene l'allineamento, di nuovo, piego le ginocchia, retroversione, Utkatasana, spalle lontane dalle orecchie, le braccia non sono qui, sono su con le spalle lontane dalle orecchie, respiro, mi siedo dietro, mani all'altezza del cuore, gomiti bene aperti, inspiro, allungo ancora un po', espiro, faccio la mia torsione, mi vado a portare col gomito destro oltre il ginocchio sinistro, attivo l'addome, guardo dove non sento fastidio al collo, respiro, guardo il mio piede sinistro, tutto il peso sulla gamba sinistra, stacco e sollevo il piede destro, equilibrio, addome, forza, allungo la gamba, appoggio il ginocchio, entro ancora di più, la mia torsione, respiro qua, non mi dimentico gli allineamenti, non devo provare dolore, respiro, se è troppo vado nel bambino, ascolto il mio corpo. Poi lentamente le mani vanno a terra, stacco il ginocchio destro, faccio un passo indietro, con o senza le ginocchia scendo espirando, inspiro, ruoto le spalle per cobra ed espiro ad omuka, inspiro, fuori dalla bocca, collo lungo, inspiro, fuori, allungo, allungo, allungo bene, poi appoggio un ginocchio e poi l'altro. Crocio le mie caviglie, scivolo oppure vado da parte, da un lato, mi porto con i glutei a terra. Le piante dei piedi bene, aderenti. Allungo bene la colonna, l'abbiamo visto ieri. Mani sotto l'incavo delle ginocchia, attivo bene l'addome, ruoto le spalle, inclino il busto. Mi porto nella barca, Navasana. Ascolto il mio equilibrio, il mio addome, stendo le braccia. Schiena dritta, sguardo davanti a me, non incasso il collo, qua non ho tensione, è questo che mi sostiene, è l'addome, il collo è libero, respiro. Riporto le piante dei piedi a terra, abbraccio ancora le mie ginocchia, allungo bene la colonna, posso incrociare nuovamente le caviglie, scivolare in avanti oppure da un lato, riportarmi nella tavola. Con o senza le ginocchia scendere espirando, inspiro cobra, espiro ad omuka, allungo bene, opzione sempre con le ginocchia un po' morbide se voglio, e ancora appoggio le ginocchia, incrocio le caviglie oppure scivolo da lato,
Mi porto nuovamente al centro, abbraccio le mie ginocchia, allungo bene. Tendo la colonna, allungo bene. Mani sotto l'incavo, cosce bene verso il petto, ruoto le spalle, espiro, vado indietro e stacco i piedi. Trovo il mio equilibrio, posso mantenere le mani, ma cerco di, anche se mantengo le mani, di non chiudermi, ma la parte alta, di rilassarla, di trovare l'attenzione al mio addome se voglio. Stendo le braccia, se voglio provo a stenderle verso l'alto e poi giù, respiro, provo ad allungare una gamba e l'altra. E piante dei piedi a terra, ancora allungo bene, tengo l'addome, mi raccomando, parete addominale forte, stendo bene. Incrocio le mie caviglie o vado da lato e di nuovo mi riporto nella tavola, con o senza le ginocchia, scendo espirando. Inspiro cobra morbido, espiro ad omuca, allungo, 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 allungo bene. E di nuovo appoggio un ginocchio e poi l'altro, incrocio le caviglie o scivolo da un lato, mi riporto con i glutei al centro, le piante dei piedi a terra, stendo bene la colonna. Devo proprio sentire le cosce verso il petto, verso l'addome, allungo bene. Mani sotto l'incavo delle mie cosce, delle mie ginocchia, ruoto bene le spalle, schiena dritta. Inspiro, vado un po' indietro, stacco le punte dei miei piedi. Se voglio, stacco anche le braccia. Naturalmente io sto avanzando, ma se il mio massimo è questo, continuo qua tutte le volte finché non mi sentirò forte con l'addome per avanzare, mai andare oltre, perché se non tengo bene l'addome, questa è la parte che ne risente. Quindi va benissimo rimanere tutto il tempo così, cercando di portare bene le cosce verso il petto e la schiena che si proietta verso l'alto, le spalle rilassate. Se voglio avanzare, tendo le braccia davanti a me, intreccio le dita puntando gli indici, schiena dritta, inspiro ed espiro, faccio la mia torsione destra. Inspiro al centro, schiena dritta, addome, espiro la mia torsione a sinistra. Inspiro al centro, ancora una volta lento. Inspiro al centro, schiena dritta, espiro a sinistra. Torno al centro. Se voglio, stendo le braccia, stendo le gambe, piante dei piedi a terra, allungo. Respiro qua. Incrocio le caviglie, scivolo in avanti oppure da un lato, stendo le gambe, tavola. Con o senza le ginocchia, scendo, gomiti chiusi, pube a terra, espiro. Inspiro, cobra. Espiro, ad omuka. E sto qua. Inspiro. Fuori dalle dalla bocca stavolta. Inspiro. Allungo, 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 allungo. E poi appoggio un ginocchio e poi l'altro. Scelgo la mia variante di Balasana e sto 10 respiri qua. Se voglio stendere di più la parte alta, posso unire o ho dei problemi alle ginocchia, unisco gli alluci, divario con le ginocchia, pugni uno sopra l'altro, fronte in appoggio, e sto, respiro qua. Poi mi dite se eravate sudati, eh? Respiro, ascolto tutto il corpo che rilascia le tensioni, ascolto i muscoli che hanno lavorato. Inspiro lentamente, mi sollevo, scivolo da un lato e mi porto seduta. Con le piante dei piedi unite. I piedi sono distanti dal mio centro, quindi non siamo in Baddha Konasana. Posso sempre mettere un supporto sotto i glutei. Le mani bene ai lati delle caviglie o delle tibie, meglio le tibie. Inspiro, stendo bene la colonna, rientro bene l'addome. Respiro.
verso le spalle. Le piante dei piedi sono bene a contatto dall'alluce ai talloni. Poi inspiro e infilo la mano destra sotto la gamba destra, la sinistra a sinistra. Cerco di camminare ai lati con le mie mani e di scendere con la testa arrotondando il busto, il dorso. E sto. Lentamente avvicino le mani a prendere il dorso dei piedi e scendo un po' di più. E rimango qui, respiro. Lentamente inspirando, sollevo la fronte, sfilo una mano e poi l'altra e con controllo ritorno col busto su, avvicino i miei piedi al centro, le piante sempre a contatto, dorso, le mani che prendono il dorso, stendo la colonna, lascio cadere le ginocchia, l'ombelico rientra, vada con asana. Naturalmente non sono io che forzo le ginocchia a scendere, ma è la forza di gravità. L'ombelico rientra, la colonna si allunga, rilasso le spalle. E sto. Respiro qua. L'addome è rientrato. Se voglio chiudo gli occhi. E sto, respiro. Poi lentamente rilascio. La gamba destra, il ginocchio destro rimane così, porto indietro il ginocchio sinistro. La pianta del piede destro si appoggia sull'interno della coscia sinistra. Aggiusto bene i miei glutei in modo da sentire un medesimo appoggio a terra. Se ho bisogno, naturalmente, prendo un supporto. Le mani vanno dietro alla schiena. Inspiro e con i polpastrelli in appoggio stendo bene verso l'alto. Porto il dorso della mano sinistra che si aggancia oltre la mia coscia destra. La mano destra si appoggia dietro al fianco sinistro. Al centro inspiro allungo, attivo bene l'addome ed espiro, faccio la mia torsione verso destra. Allungo bene, respiro qua. Guardo oltre la mia spalla destra. Respiro. Inspiro lentamente, ritorno al centro, espiro qua. Adesso lentamente solleviamo le ginocchia e ruotiamo dall'altra parte. Ci troviamo con i glutei a terra, la pianta del piede sinistro in appoggio sulla coscia destra, le mani dietro alla schiena. Inspiro, allungo bene verso l'alto la colonna. Qui porto il dorso della mano destra oltre la coscia sinistra e la mano sinistra che va dietro a prendere il fianco destro. Inspiro, allungo al centro ed espiro, faccio la mia torsione. Rilasso le spalle. Guardo oltre la mia spalla sinistra. Non mi pinzo sul fianco destro. Inspiro, torno al centro. Espiro, sciolgo le mani dietro. Di nuovo sollevo le ginocchia e di nuovo mi trovo qui. La gamba destra rimane piegata, stendo la gamba sinistra in diagonale.
La pianta del piede è più o meno destra in appoggio sull'interno della coscia sinistra. Le mani sono dietro alla schiena, inspiro, mi allungo bene. Porto in appoggio solo la mano destra e inspirando mi sollevo sulla tibia destra, apro il petto, addome attivo e mi allungo. Apro il petto, retroversione del bacino, spingo il coccige in avanti e sto, respiro qua. Espirando lentamente scendo. Cambio, quindi piego la gamba sinistra, la gamba destra in diagonale, se voglio tengo il piede a martello, le mani dietro alla schiena, prima mi allungo bene, poi rimane la mano sinistra a terra, braccio destro passi in avanti, inspiro, vado in appoggio sulla tibia, sul ginocchio sinistro e apro, devo tenere bene l'addome e apro e proietto il petto in avanti, guardo dove non sento tirare il collo. Posso guardare la mia mano destra o davanti a me, ma cerco di tenere sempre il collo non penzoloni. Espiro lentamente, sciocco. E ritorno giù. Questa volta mi porto nel centro del tappetino con i glutei, stendo le gambe davanti a me. La schiena dritta, le braccia distese, allungo bene. Inspiro, piccola rotazione delle spalle. E con controllo, lentamente scendo una vertebra alla volta e mi porto in appoggio. Mi godo ancora per qualche istante tutto il corpo che rimane pesante e abbandonato a terra. I piedi distanti come i fianchi. Sento bene come appoggiano talloni, polpacci, cosce, i miei glutei, le scapole, le spalle, le braccia abbandonate, la nuca pesante. Ascolto come è cambiato il mio respiro. Ritorno alla parola o alla mia affermazione, se le avevo scelte, se le ho ripetute, se sono riuscito a concentrarmi durante la pratica. Mi metto sempre un po' nella gola. Ritorno al mio respiro, all'aria che entra e che esce dalle mie narici, come che si espande e che riesce. Ad ogni ispirazione sento il corpo sempre più pesante a terra. E ascolto ogni singola parte del mio corpo che ha lavorato e la ringrazio per avermi permesso questa pratica. E ascolto anche il mio respiro, ringraziandomi per avermi permesso questa parte. Quando mi sento pronto, inizio a muovere un po' le dita delle mie mani, dei miei piedi. E faccio due respirazioni grandi con l'aiuto delle braccia, col mio respiro. Lentamente unisco le gambe, le porto al petto, le abbraccio. Rimango qualche istante qua, dondolando un po' a destra e a sinistra, morbido. E lentamente mi faccio cadere verso
Il mio lato preferito, le ginocchia piegate, le braccia abbandonate. Con la mano che ho davanti, inspirando, gli occhi socchiusi, lentamente mi riporto in una posizione comoda, seduta. Scelgo un mudra delle mie mani, o semplicemente, se voglio, posso portare le mani sulle ginocchia. Rimango ancora qualche istante con gli occhi chiusi. Ascoltando bene la differenza rispetto all'inizio della pratica. Allungo bene la colonna, le spalle si rilassano. Utilizzo il mio respiro che sale e che scende. E se voglio, mi preparo per intonare 3 volte la sillaba sacra. Facendo partire l'intonazione, l'intenzione dal cuore, immaginando di portare tanti cerchi di luce su tutto ciò che ha bisogno e che io voglio sia illuminato. Cerco di avere un'intenzione comunitaria, di portare questa luce dove ce n'è bisogno. Mi inspiro. Porto le mani unite all'altezza del cuore e apro gli occhi. I pollici alla fronte, al cuore. Namaskar. E grazie. Grazie per questa pratica, un po' più dinamica, essendo un vinyasa. Spero siete riusciti a fare tutto comunque senza grandi sforzi e se vi sia piaciuto ovviamente vi abbia caricato un po' di energia, specialmente le respirazioni in cui abbiamo buttato fuori, dovrebbe aver funzionato un po'. E niente, domani alle 11, 11:10 più o meno dovrà iniziare il collegamento. Per chi vuole, a chi ho dato, dovrei averla data più o meno a tutti, sono su Zoom e faremo una pochi ma buoni lezione interattiva per chi vuole esserci, in cui io vi vedrò finalmente e faremo i saluti al sole, quindi faremo comunque una lezione di vinyasa, una lezione dinamica, concentrata. Bene, sono contenta Gabri, sui saluti al sole. Vale sempre quello che vi ho detto, se avete delle richieste, qualcosa, volete approfondire. Avete sudato, grandi! Lo so, immagino Francesca, era comunque una lezione avanzata, quindi se avete avuto dei momenti un po' così, spero vi siete fermati, recuperato un respiro regolare e poi proseguito. Queste non sono le lezioni che insegno nella maggior parte delle mie classi, insegno Vinyasa solo allo studio GEM, il sabato, insegnerò, comunque tutte le altre classi sono di Hatha Flow, quindi questo è uno yoga un pochino più dinamico, benché morbido perché non è sicuramente una lezione acrobatica super strong. Quindi grazie a tutti per... Lo so. Bene, Attilia, ci sei domani? Bene, sono contenta. Per chi domani non ci sarà, buona rinascita. E sono contenta che abbiate sudato, vuol dire che avete lavorato. E niente,
Bene, sono contenta, Gabri, quindi introdurremo un po' di vinyasa. Lunedì, Pasquetta, io ci sono, quindi alle 6:30 vi manderò lunedì tutto il programma, se qualcuno ha delle cose da chiedermi, da fare, lo facciamo e intanto vi abbraccio e chi vedo domani, abbraccerò domani. Ciao ragazzi, ciao. Una buona giornata di sole. Grazie Daniela, grazie. Se, non so se io non l'ho scritto qua su YouTube perché c'è qualcuno che appunto mi segue, ma non ho il numero. Se qualcuno dovesse, domani io faccio alle 11 una lezione interattiva su Zoom, quindi ho i codici e quant'altro. Chi è interessato, che non ha ricevuto i codici, magari lascia il commento sotto a questo video e io lascerò i codici sotto a questo video se ci dovesse essere qualcuno interessato, così non faccio spargere troppo in giro la cosa. Quindi se qualcuno è interessato domani alle 11 a fare interattivamente la lezione su Zoom, mi lasci in più, oltre a chi già lo sa, un commento sotto al video. Ciao a tutti.